weekend impareremo a realizzare un ognometto che sarà il segnaposto per la vostra tavola di Natale. Per realizzare l'ognomo, il materiale che utilizziamo sono dei campanellini, il super long big cord bianco, rosso, degli spilli e una coda cucito. L'uncinetto, in questo caso io ho scelto un uncinetto molto piccolo, 1,05, però potete anche sceglierlo più grande e fare quindi delle maglie un po' più ampie. L'ethnic cord, qui è stato scelto il colore blu, ma in realtà ci sono tantissimi colori, quindi potete veramente sbizzarrirvi con la fantasia. Illusion cord e la colla. Per realizzare il corpo dell'ognomo, prendiamo l'ethnic cord e iniziamo a dargli la forma dalla parte più larga, la base, alla parte più stretta che sarà la fine del corpo. Ovviamente faremo cadere l'estremità nella parte posteriore. Andiamo a, con le mani a girare l'ethnic cord e quando abbiamo scelto che ci piace come dimensione, come posizione, lo fermiamo con uno spillo. In questo modo, quando andremo a cucire, sarà già bloccato e faremo meno difficoltà. Continuiamo quindi a rotolare l'ethnic cord andando leggermente a stringere. L'importante è che quando arriviamo alla fine del corpo, la parte finale vada a combaciare con la parte posteriore dell'ognomo, quindi esattamente come abbiamo iniziato. A questo punto infiliamo l'illusion cord nell'ago, facciamo un nodo all'estremità e iniziamo dalla base a cucire ogni singolo cerchio. Iniziamo dalla base, facciamo passare l'ago nel primo giro di corda. È trasparente, però anche se il filo è trasparente cerchiamo sempre di ritornare negli stessi punti per farlo vedere il meno possibile. Dopo aver fissato il primo punto, l'ultima parte di corda a quello precedente, adesso andremo a cucire questa parte qui, quindi lo giriamo al contrario e cuciremo dalla parte interna. È importante stringere bene il filo e fare in modo che poi non si apra. Continuo così la parte della spirale. Siamo giunti quindi alla fine del corpo dell'ognomo e continuo così anche per l'ultimo pezzettino, quindi infilo dall'interno. Infilo dentro. Così fino alla fine. Qui lo bloccherò ripassando dentro le altre parti di spirale. Chiudo l'ultima parte di spirale e con l'ago tiro il filo e vado giù. Passando all'interno viene bloccato dalle varie parti di spirale e non c'è bisogno quindi di fare il nodino. Dopo aver finito il corpo passiamo adesso alla barba. Per fare la barba prendiamo il super long e l'uncinetto e facciamo 6 catenelle.
Fatte le 6 catenelle, le chiudiamo creando così il cerchio. In questo cerchio passeremo poi le altre maglie per fare tutta la parte della barba. Vi faccio vedere la barba già fatta. Adesso rientro nel cerchio e faccio una maglia bassa. Dopo aver fatto una maglia bassa, continuo con 4 maglie alte. Dopo 4 maglie alte, ne facciamo 7 altissime. Dopo aver finito le maglie altissime, facciamo leggermente scorrere tutte le maglie già fatte in modo da farci spazio per continuare. Con le maglie altissime abbiamo realizzato la parte più lunga della barba e quindi adesso andiamo a stringere il lavoro. Facciamo quindi 4 maglie alte, esattamente come abbiamo fatto all'inizio, e per chiudere una maglia bassa. Chiudiamo con una maglia bassa, tagliamo il filo e chiudiamo il lavoro. A questo punto allarghiamo bene le maglie in modo che la nostra barba sia posizionata bene. A questo punto procediamo con il cappello. Per fare il cappello inizio con 36 catenelle. Chiudo il cerchio rinfilando nella catenella di base. Dopo aver fatto le 36 catenelle, faccio un giro tutto maglia bassa. Dopo aver realizzato il primo giro con le maglie basse, faccio il secondo giro sempre a maglie basse. Ma dal terzo giro, ogni 6 maglie basse, salto una maglia bassa di base. Dal terzo giro, invece, dovrò stringere il lavoro perché il cappello piano piano ovviamente va a diventare più appuntito. Quindi faccio al terzo giro 6 maglie basse, salto una maglia bassa, infilo in quella dopo e continuo così per tutto il giro. 6 maglie basse, 6 maglie basse e poi a saltarne una per 4 giri consecutivi, dopodiché faccio un giro senza diminuzioni. Dopo aver ristretto ogni 6 maglie basse di una maglia, ho fatto adesso il giro tutto uguale, quindi tutte maglie basse. A questo punto il cappello continua
semplicemente saltando una maglia bassa ogni volta che inizio il giro. Per contare i giri potete tenere come punto di riferimento il filo iniziale e quindi contare per capire dove siete arrivati. Alla fine del giro salto una maglia, entro in quella dopo e rifaccio un giro tutto di maglie basse. Rifaccio la stessa cosa fino alla fine del cappello, quindi faccio dei giri completi di maglie basse. Quando arrivo alla fine del giro salto una maglia bassa. Alla fine ci troveremo quindi con 5 maglie basse da chiudere a cerchio. Sono alla fine del cappello, quindi mi ritrovo praticamente con 5 maglie basse. Ristringo ancora di una e vado a chiudere il cappello, la punta. Siamo alla fine del cappello e ci ritroviamo con le 5 maglie basse della fine. Quindi vado sempre a chiudere di una. Poi per irrigidire dentro il cappello potete inserire, io ho messo dell'ovatta, ma potete inserire insomma, quello che volete per dargli un po' di consistenza. Farò un cappietto in cui andrò ad inserire 3 campanellini. Infilo i campanellini. Io ho scelto di mettere dei campanellini, ma potete metterci anche un ciondolino, magari anche a tema natalizio. Sul sito potete trovare una grande varietà di ciondoli. E poi la punta oppure lasciare un piccolo spazio facendo un nodino intorno. Andiamo ora a unire i vari pezzi. Allora, in questo gnometto ho messo dentro dell'ovatta. Se vi accorgete che le maglie sono larghe, come in questo caso, potete anche mettere un materiale che dentro sia colorato di rosso in modo da non creare il contrasto, come per esempio un po' di feltro. Prima di attaccare il cappello allo gnomo, attacchiamo la sua barba. Incollare la barba, mettiamo un po' di colla e facciamo pressione. A questo punto andiamo ad applicare il nasino. Per il naso possiamo usare l'illusion core di prima e il lago. Il nasino deve essere posizionato leggermente più in alto rispetto al cerchio della barba. Possiamo scegliere o di attaccare la dom come ho fatto adesso, direttamente con l'illusion cord, oppure anche qui un po' di colla e incolliamo, se non vi va di usare l'ago e il filo. Quando incolliamo la barba dobbiamo considerare che questa è una colla che impiega molte ore per asciugarsi, quindi ci aiutiamo con degli spilli. In questo modo la barba rimane ferma
e ha tutto il tempo di asciugarsi bene. Procediamo con il cappellino. Nel cappellino, come dicevo prima, possiamo inserire del feltro, dell'ovatta, quello che più vi piace, e anche qui ci aiutiamo con degli spilli. Ne mettiamo uno e due alla base. Useremo adesso la parte invece non unita con gli spilli per mettere la colla. La mettiamo in una parte. Avviciniamo il cappello. Lo blocchiamo sempre con gli spilli, così ha tutto il tempo di rimanere fermo per asciugare. E procediamo allo stesso modo dall'altra parte. Arrivati alla parte del naso, dobbiamo far sovrapporre il cappello sopra il nasino. Per aiutarci ho tolto lo spillo che era alla barba, quindi tiro il cappellino e dopo che ho messo la colla vado a rinfilarlo dove era prima. Così. E lo faccio anche dall'altra parte. Aspettiamo quindi che la colla si asciuga e dopodiché possiamo togliere gli spilli. Ovviamente la grandezza dell'ognomo dipende dalla lunghezza dell'ethnic cord, in questo caso è venuto molto più grande, possiamo quindi decidere di aumentare i giri di base, le catenelle di base del cappello per fare un cappello più grande, come in questo caso con la punta che si piega indietro. Oppure possiamo anche scegliere di mantenere queste catenelle. Vi ricordo che sono 36, quindi in caso vanno aumentate. Un'alternativa al dell'ognometto può essere quella di inserire all'interno dell'ethnic cord questi componenti. In questo modo abbiamo messo un ciondolino con una lettera iniziale. L'idea è quella di creare dei segnaposto per la vostra cena di Natale, e quindi sono dei segnaposto che poi possono anche essere dei regali. E ci sono quindi ciondolini con tutte le lettere da personalizzare in base ai vostri invitati. Anche questo video tutorial è